Ed oggi fumetti, ancora Cava con 2010, con noi dalla Bonelli, Giuseppe Ricciardi. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, la serie a cui ti stai dedicando è quella di Brandon, l'abbiamo detto prima ai nostri ascoltatori, e avremo l'occasione di vedere le tue tavole in occasione del Cavacon Comics and Games, questa prima edizione della mostra del fumetto ed altro che si tiene a Cava dei Tirreni. Ieri ho già sentito un tuo collega, alcune domande saranno per forza similari perché ai nostri ascoltatori è una cosa che interessa soprattutto è come viene la passione per il disegno fino a farla diventare una professione. Vabbè, di solito è una passione adolescenziale che poi porta a farsi riperdere ore e vita sul tavolo da disegno e poi se si ha un po' di predisposizione, unita anche un pizzico di talento, automaticamente può diventare un lavoro. Ecco, una curiosità, ma da ragazzo, quando leggevi un fumetto o vedevi un disegno, ti colpiva qualcosa che poi accendeva e portava avanti questo tuo desiderio di utilizzare penna, matita o quant'altro per fare qualche schizzo? Leggendoli, quelli già finiti, c'era qualcosa che ti colpiva in particolare? Essendo disegnatore oggi, la cosa che colpiva subito all'occhio era il disegno. Quindi alcuni stili, alcuni disegnatori molto molto bravi, quelli là che io definisco i caposcuola, di solito colpiscono molto e tendono a creare proseliti. Diciamo, io sono stato uno di quelli, mi sono ispirato a un disegnatore molto famoso, che oggi è il copertinista di Tex, che si chiama Claudio Villa come il cantante. Ecco. E praticamente niente, diciamo, vedendo i suoi disegni, all'epoca fu pure il copertinista dei primi 40 numeri di Dylan Dog, diciamo, ebbi un'ispirazione, dissi, come dire, io voglio disegnare in questo modo, lo adottai un po' come caposcuola e quindi poi col tempo, diciamo, mi sono creato uno stile proprio. E sono arrivato a lavorare autonomamente. Ecco, il disegno italiano, come abbiamo scoperto ieri, è soprattutto sul bianco e nero, però poi alle copertine tanti ci vogliono arrivare perché c'è l'impatto che deve anche invogliare all'acquisto i profani, no? Ecco, la differenza tra la storia che deve essere raccontata con il tratto e una copertina. Allora, sì, il fumetto italiano è prevalentemente in bianco e nero, anche se ultimamente stanno cambiando le tendenze. Sulla copertina, sì, c'è un'immagine d'impatto, è quella là che bisogna far sì che colpisca il lettore e tutto. Però c'è da dire che, diciamo, la prerogativa del fumetto bianco e nero è prettamente italiana. Già in altri paesi, lavoro anche per la Francia, e lì praticamente il fumetto è tutto a colori. Naturalmente la copertina deve avere un impatto particolare, notevole e colpire il lettore. Anche se personalmente ritengo che non debba mai discostarsi troppo dal contenuto del fumetto, cosa che invece spesso succede, soprattutto negli altri mercati, dove vedi copertine belle che poi non rispecchiano il contenuto interno. Ecco, il mondo fumettistico in senso mondiale ha veramente diverse scuole. Secondo me, per quel poco che ho visto, del mondo francese, soprattutto sul, fumetto di massa, si rifà ancora un po' agli anni, 50 e 60 del primo fumetto. Si cambia totalmente in Inghilterra, i manga sono un'altra storia.
Cioè, questa varietà è dovuta, secondo te, alla cultura e alla storia dei vari paesi, o praticamente ci sono state delle influenze, diciamo, di stili che vengono dalla classicità e sono stati ripresi in modi diversi? Diciamo così, i tre mercati fondamentali sono l'americano, che è il principale, anche perché soprattutto in questo periodo, con le trasposizioni al cinema, è diventato un mercato abbastanza economicamente Marvel e DC, me li tenevo sì, per dopo. La Marvel, vabbè, è diventata produttrice propria dei propri film, gli ultimi tre film, sì, produce proprio come casa editrice produttrice di cinema. Gli altri due mercati grossi sono quello là giapponese, idem come sopra, lì con le trasposizioni in cartoni animati, però questo già succede dagli anni 70, dai vari Eagle, Drake, Candy Candy, alla fine non sono nient'altro che trasposizioni di fumetti giapponesi. Tagliati alla grande però, eh? Tagliati alla grande in televisione. Ah, ma qui sì, qui da noi, noi qua abbiamo una concezione nostra del mercato dell'immaginario, infatti poi alla fine non c'è, tecnicamente è un mercato il nostro che è relegato all'edicola, non capita quasi mai che venga trasposto in altri media, è capitato, che ne so, tipo il telefilm di Valentina o un film simile al Dylan Dog, ma che non aveva niente a che fare con Dylan Dog, della morte dell'amore. Quindi, come dire, noi come mercato siamo minore, però tecnicamente abbiamo alcuni dei talenti maggiori esistenti, perché comunque il nostro modo di lavorare sulla quantità fa sì che i nostri talenti tendino comunque a lavorare molto e a fare esperienza, e questa cosa qua di solito poi viene recepita dagli altri mercati, che tendono ad venire in Italia a prendere i talenti maggiori, tra cui pure il mercato francese, che comunque è un grosso mercato. Ecco, non so se tu hai avuto occasione, penso di sì, di seguire alcuni disegnatori americani, Marvel e DC o Image, che praticamente hanno fatto del disegno una macchia o un quadro. Parlo del Devil di Miller, più che dello Spider-Man di McFarlane. Ti sembra che possa essere, hanno avuto un successo enorme questi fumetti, possano essere presi proprio come la storia del fumetto, perché poi invece i caratteri sia manga sia storici americani sia italiani vengono quasi identificati con dei volti riconoscibili quasi pubblicitariamente, Tex ha sempre lo stesso volto, Dylan Dog e via discorrendo. Diciamo sì, i due nomi che hai detto, Miller e McFarlane, comunque non fanno testo, diciamo, sono le eccezioni, sì, sono, diciamo, due talenti eccezionali, soprattutto il primo, Miller, comunque sì, oramai è già da tempo che lavora anche per il cinema e aiuta a portare sul grande schermo le trasposizioni dei suoi fumetti. McFarlane è un discorso a parte, alla fine oggi come oggi non disegna neanche più, è un imprenditore, c'ha una squadra di baseball, perché comunque ha il suo percorso artistico e anche imprenditoriale, ha portato a farsi a creare case editrici, marchi con dei suoi fumetti, quindi è diventato molto ricco e delega le sue produzioni, i suoi prodotti a altri disegnatori, mentre lui si fa la bella vita. Quindi da questo punto di vista quel mercato lì americano è un mercato particolare, è molto selettivo, molto meritocratico e ti può portare a grandi successi così come a grandi fallimenti, come tutti i mercati meritocratici. Il nostro, diciamo, è più standard, nel senso l'autore viene un po' riconosciuto meno, nel senso non appare neanche in copertina, si tende comunque a dare prevalenza al personaggio, tu chiami Tex, dici Dylan Dog, sì, ma la massa, diciamo la maggior parte dei lettori neanche sa chi lo disegna, alcuni non sanno neanche che cambia il disegnatore da numero a numero, quindi da questo punto di vista si dà più spazio all'autore, cioè al personaggio che non all'autore. Questo qua può essere anche positivo, in quanto comunque c'è molto lavoro
anche perché c'è, in Italia c'è una grossissima produzione di tavole di fumetto, quindi diciamo, stando in edicola 10-13 personaggi composti mensilmente, vuoi dire, da albi di 94 pagine, qualcuno le dovrà fare queste 94 pagine, quindi c'è molto lavoro per molta gente. Ecco, però una curiosità, quando si cambia un po' il tratto, anche la fisionomia di uno dei personaggi, scatta la molla, secondo me, nel lettore, ma chi è stato? Per esempio, qualche volta è successo in passato a me su un Diabolik, cambiato praticamente, ma chi è stato a fare? E allora in quel momento poi si va a cercare nelle pagine delle note dove chi è stato il disegnatore. Viene fatto apposta oppure in pratica si cerca di sperimentare qualche altra cosa anche nel bianco e nero italiano? No, succede questo, che essendo la produzione molto ampia in Italia a livello di pagine, è impossibile che un solo disegnatore riesco a fare mensilmente tutte le pagine che occorrono, quindi di solito si adoperano diversi disegnatori. Il disegnatore, per quando può essere, diciamo, una macchinetta del fumetto, ha comunque uno stile proprio, e anche se tende ad amalgamarsi allo stile comune della serie, risulterà comunque uscire fuori la propria personalità. Quindi da questo punto di vista il mercato italiano presenta non è un problema, diciamo, sto fatto bello di avere dei personaggi disegnati di diverse mani. Invece, per esempio, il mercato francese no. Il mercato francese l'autore è proprietario del personaggio, quindi, come dire, Asterix, per esempio, sono diversi anni, 50 anni, che lo disegna sempre lo stesso autore. Solamente quando si trova massimo un autore proprio talmente simile al precedente, si può cambiare autore. Ecco, quindi da questo punto di vista è sempre la prerogativa del mercato che porta poi alle scelte editoriali. Ecco, cosa troveremo al Cavacon di Giuseppe Ricciardi? Cosa troveranno i nostri ascoltatori delle tue tavole? Io ho dato 10 tavole, di cui metà sono del prodotto francese e metà sono del prodotto Bonelli, Brandon. Diciamo, in questo momento qua il prodotto francese è quello là, non dico che mi preme, ma su cui sto premendo di più, in quanto diciamo così, è una storia abbastanza interessante e mi porta a innovative scelte visive, cosa che il mercato, cioè le tavole Bonelli, tendono a permettersi meno. Quindi diciamo sono inquadrature più articolate eppure azzardate. Io ho dato una sequenza di 5 pagine quasi muta, che consecutive, praticamente se lo spettatore viene le può leggere consecutivamente in quanto mute, solamente tramite immagini. Bene, Giuseppe Ricciardi, noi ci incontreremo sicuramente dal 17 al 19 a Cava dei Tirreni. Ti ringrazio per essere stato con noi e se vuoi dire ai nostri ascoltatori se c'è qualche parte dove possono seguire il tuo percorso gli ascoltatori di Radio Blue Star. No, ci vediamo al Cava con i vostri ascoltatori e no, diciamo così, il mio percorso lo seguono gli appassionati del fumetto quando vanno in edicola o in Francia quando vanno in libreria, diciamo non ho altri vie di sbucco per quello che faccio. Ok, grazie Giuseppe, ci vediamo fra qualche giorno allora. Ok, ci vediamo, ciao.